Si comincia qui ad Agnano con la tris del caffè, consueta tris del caffè. Ancora 4 anni, ancora Miglio e ancora un favorito netto. Lord Danny con VIP dell'Annunziata è il più giocato. L'alternativa, l'Arc del Cigno, ha avuto qualche difficoltà nelle sgambature, nella seconda falsa partenza. 100 metri allo stacco, problemi per l'Ancillotto Zen che si elimina, così come anche l'Arc del Cigno. Al via Locanda del Borgo assume subito l'iniziativa, ai suoi fianchi Little Easy e Lotus Joe, il galoppo di Little Easy. Per il momento naviga in ultima posizione il favoritissimo Lord Danny. 13-4 il lancio. Locanda tiracchia un po', ai suoi fianchi c'è Lotus che chiede strada. Per il momento attende gli eventi Lord Danny. Lord Danny muove adesso in mezzo alla pista, nel frattempo a comandare sempre Locanda. In seconda posizione si è sistemato Lotus Joe, in terza posizione Lauro Del Ronco. Per linee esterne troviamo Livian Griff e Loredana Parr e Lord Danny che si industria in terza ruota. Prosegue Lord Danny nella sua attività all'esterno di tutti e adesso sulla dritta delle scuderie prende d'infilata il gruppo e va sul battistrada. Al chilometro Lord Danny è già padrone della corsa, è inseguito da Leone Mark. Leone Mark prova a lanciarsi all'inseguimento di Lord Danny. In terza posizione Land Lockey. I tre quarti di miglio addirittura in 1.29.2. Molto ma molto meno per Lord Danny che stacca. Se ne va Lord Danny. Signori, si delibera, si corre solo per il secondo. Leone Mark inseguito da Land Lockey. E mentre Lord Danny difende l'onore di Papa Varen e conclude netto per il secondo, Land Lockey infila all'interno Leone Mark e ne ha ragione nei pressi del traguardo. Quindi arrivo probabile ed ufficioso della tris del caffè. E 15 di Lord Danny, 9 di Land Lockey, 10 di Leone Mark. VIP dell'Annunziata come al solito preciso, un numero per l'allievo di Vincenzo Tufano, i colori della scuderia Danny.